Salutita a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovissimo episodio di Until Dawn, signori. Ok, la scorsa volta ci aveva detto che qual era l'immagine che ti metteva più paura, gli uomini o le donne. Allora, adesso, qualsiasi scelta farò, non mi giudicate, perché io guardo solo l'immagine, allora, L'uomo mi sembra proprio serio, tipo, mamma, vedi che gnocca quella. La donna mi sembra, ti ucciderò proprio se cercherai minimamente di pensare di sfiorarmi. Quindi direi la donna, più che altro, Ok, dobbiamo... Ma c'era davvero bisogno di sta serie di tasti? La folla, gli aerei. Guarda, sinceramente io ho volato poche volte, quindi non so cosa si prova a volare, perché ho volato solo una volta ed ero anche piccolo, quindi non me la ricordo bene. Io direi la folla, perché non sai mai cosa ci potrebbe essere dentro la folla. Ah, annegare l'altezza. Regà, queste cose mi fanno paura tutte e due. Seriamente, mi fanno paura tutte e due. Però diciamo che il senso d'angoscia mi fa... Cioè, più annegare. Mi dà... Annegare mi dà più il senso d'angoscia. Oh, il serpente ratto. Guarda, il ratto no. Perché è vero, ti può mordere, ti può fare una malattia. Però il... sì, però il ratto, aggiungerei, che la malattia ti uccide dopo un paio di giorni, quindi potrebbe anche essere curato. Il serpente invece, se non agisci subito, ti uccide. Quindi è il serpente. Poi, ancora una pagina? No, finito, ok. Va bene, dottore? Ah no, continua, va bene, gira. Coltello, pistola. Diciamo che coltello, pistola, che... Con la pistola potresti avere una morte rapida indolore. Col coltello non so, magari ti accoltellano alla tempia, magari... E c'ho paura del coltello, dai, del coltello. Ok, ancora, quante immagini so? Questa non c'è neanche bisogno di chiederla. Lo so, avevo detto il serpente, però i bagherozzi... Sapete com'è. Sapete come sono la maggior parte delle persone. Sapete come sono io. Ok, devo scegliere tra Joker e lo spaventapasseri. Dove stiamo? Un episodio di Batman Arkham Knight? Cos'è? Il clown. Il clown... Ovviamente il clown. Ok, poi... Che schifo è! Cos'è? Le viscere, ovviamente. Cos'è? Ma vuoi uno schiaffo? Mi spiace. Vuoi uno schiaffo? Stai andando molto bene. Ma sto deficiente. Non preoccuparti. Ma vaffanculo, però. Cerca di velocizzarti. Più ti affidi ai tuoi istinti, più oneste saranno le tue risposte e più istruttiva risulterà questa. Sembra di essere... Proprio seriamente mi sembra di essere lì. Proprio da uno psicologo. Ma io proprio neanche guardando, perché mi fa uno schifo immondo. Gira. Yagi, no, ancora. Ti dico, le viscere, se sono le viscere ci sarà un motivo. E non provare a rifarmi quello scherzo che hai fatto prima. Perché ti do proprio i zombie, diciamo, in confronto ai clown, i zombie mi fanno un pochino più paura. Ho seguito le 3-4 stagioni di The Walking Dead, diciamo che mi sono fatto paura. Anche gli altri, diciamo, gli altri film di zombie che mi hanno fatto abbastanza paura. Beh, in confronto tra le viscere e i lupi, diciamo, le viscere mi fanno schifo. I lupi, in confronto alle viscere, mi fanno più paura. Quindi, diciamo, i lupi, dai. Ok, ma quante cazzo di immagini so? Sempre i lupi, i fulmini non mi fanno assolutamente paura. Io vi sto raccontando i cazzi miei, poi io. Interessante. Grazie per aver risposto con diligenza. No. La lingua. Tieni a freno la lingua. Lupi. No, ti prego, il sorriso, no, te prego. L'aria di un allegro venerdì sera. Ah! Ok, se il tuo venerdì sera è così, non immagino il sabato sera. Ancora una volta. Grazie a Dio! No, non potete capire, perché siccome il controller era collegato, ho alzato le mani al cielo, mi è sfuggito il controller, l'ho ripreso al volo, mamma mia, i riflessi. Finito, ma... Grazie a Dio. Ne parleremo presto.
Ovviamente no, basta con quel sorriso, mi metti ansia, te giuro, mi metti ansia. Sul serio, ecco, vattene alla tua finestrella e io intanto fila, vattene, run. Vai, che stai lì a guardarlo? Negli episodi precedenti di Until Dawn. Ah, tipo quello che è successo, un prologo. Era solo uno scherzo, Anna. Ok, qui ci fanno delle scene già viste, già vissute. Ok, qui sono morte. Oh, ovviamente. Prima cosa, voglio dire che sono super contento di dare il benvenuto ai miei amici all'annuale vacanza invernale a Blackwood. Ok, abbiamo già visto queste cose, tipo sempre un prorogo. Non riesco a dirlo, prorologo. Oh, applausi per me, grazie. Anche in ricordo delle mie sorelle. Devo andare da Sam. Figlio di puttana. Esatto, pure questo abbiamo già vissuto. Ero accanto a Josh e così ci siamo incontrati. Ok, qui è dove hanno sfilato il reggiseno, ok. Poi? Ah, è finito qui? Va bene. Questa montagna sembra. Oscurità, 9 ore all'alba. Ha lo stesso effetto anche a me. Cos'è sta faccia con un occhio chiuso, l'altro? Josh Complesso, il fratello minore di Anne Beth. Ok, quello del video. Pensieroso, affettuoso. Ma che cucciolo. Dai, tu sei cresciuto qui, semmai ti sembra più piccola. Sì, forse hai ragione. Quando monterete qualche ripetitore per cellulari? Sono in astinenza. Se hai un milioncino che ti avanza, possiamo farlo subito. Ora che me lo dici, l'ho lasciato nell'altro giubbotto. Ehi ragazzi, va tutto bene la salita? Sì, beh, più o meno, ma è bello vederti. Vai, siamo riuniti una volta, tutti qui un'altra volta. Speriamo che stavolta non muore nessuno, speriamo. Ecco, lo sapevo appena. Perché non mi sto zitto? Perché la mia voce proprio non viene strappata via? Chris, baita degli Washington. Allora, ci diamo da fare qui o cosa? Certo, proprio spacchiamo de brutto. Preoccupati, come stai? Spettacola, Matt, Emily, no, dai. Non facciamo gli stronzi più del dovuto, dai. Ehi, come va? Deve essere difficile senza le basta. Volevo solo... cosa intendevi. Davvero, l'ho superato. Voglio solo che ci divertiamo. Stronzo, io mi sto preoccupando per te. Te rifiuti la mia gentilezza. Va bene, la prossima volta sarò 3 volte più stronzo del normale. Ovviamente. Sarà un altro ingresso. Ci sono 1000 ingressi, ma sono tutti chiusi. Bene, ci accappiamo qua fuori allora. Qualcosa del genere. Aspetta, vuoi fare un'effrazione? Ma se tu hai la casa. Non si possa parlare di effrazione a casa tua. Infatti! No? Non so, scusami. Fai strada, capo. Ah, se la mettiamo così proprio, se vuoi sporgere denuncia, va bene. Va bene, non c'è problema, eh? Non c'è problema, dagli una martellata in testa e facciamola finita. Turbato, fiducioso, è bello essere di nuovo qui, è strano essere di nuovo qui. Io direi che l'effetto psicologico che una persona, almeno per me ovviamente, dovrebbe essere turbato. Ma io voglio essere fiducioso, dai, pensiamo positivo. Allora, come stai? Bene, però ho un po' freddo. Mi raggomitolerei volentieri davanti al fuoco. Ma se vuoi, cioè, ci sono qui io piacevole. Con le mie possenti braccia da sollevatore dei coriandoli. Vabbè, sarà per un'altra volta. Adesso devo andare a fare lavori da uomini. Lei mi aspetti qui, dolce donzella. Ok, amico, cazzo dovevo entrare? Ashley era proprio carina oggi, eh? Più o meno. XT. Lei è davvero una ragazza fantastica, sai. Sarebbe bello che si togliesse quel parca di dosso. Sarebbe un vero spettacolo. Porcellino. Sì, concordo in pieno. Decisamente. Quando ho intenzione di provarci con lei sul serio? Stanotte? Sì, non c'è problema, proprio. La farò mia entro 3 secondi appena entriamo in questa casa. Sì, ma siamo solo amici. Senti, amico, dai un'occhiata. Guarda queste splendide montagne, vedi qualche genitore? No, voglio dire, riesci anche solo a immaginare uno scenario migliore, qualcosa di più incredibilmente erotico? Tu e Ashley, finalmente soli. Hai preparato tutto a dovere. Sei stato bella un perfetto prospettiva. Gentiluomo.
Ora metti a segno il colpo. E vai, c'ho già il colpo in canna, amico. C'ho già il colpo in canna, ma sì, dai, proprio. Vacce, vacce. Sei un cacciatore, bello. Niente paura, nessuna pietà. Non devi lasciarle via di scampo. Mamma mia, bene, proprio nessuna pietà. Vai così, baby. Oh yeah. Dai, lascia entrare il playboy della montagna. Dai, forza, faccia strada. Sembrava che ne avessi uno. Di cosa? Capo, altrimenti quattro deliziose signorine si congeleranno i culetti per causa tua. E questo non è esattamente il miglior modo per combinarci con noi. Un culo ghiacciato non è molto utilizzabile, diciamo, eh. Ok. Qui c'è un'ascia? No. È sparita l'ascia. Chi l'ha presa? Supporto d'ascia. Ok. Abbiamo trovato un altro indizio che per il momento non so a cosa serve, tipo per risolvere i misteri. Ma che cazzo serve risolvere i misteri? Non lo so. E vabbè, andiamo qui. Buona idea. Quick time event? No, bisogna solo tenere premuto RS. Va bene. Ah no, bisogna premere più volte RS. Che palle. Ole. Oplala. Developpa su, dai. Sì, però non morire per una caduta, dai. Ecco, è morto, lo sapevo. Si è rotto lo sto sacco. Bene. Sì, proprio. Devo impegnarmi di più ai corsi d'arrampicata. Intendi ginnastica? Sì, l'arrampicata sulla corda. Oh. Maronna santa! Sono stato io. Sì, con il potere della tua demenza. Cioè, la lampadina ha preferito suicidarsi piuttosto che stare ad ascoltare le tue demenze. Ok, grazie per il supporto. Chris, di luce. Ho avuto una grande idea. Sì. Dicami. Sicuro. E sarebbe? Ok, allora, sono quasi sicuro che ci sia del deodorante in uno dei bagni. Potresti usare quello con l'accendino. No, non ti seguo. Che ci serve uno stick di deodorante? E spray, una bomboletta. Oh, sì. Dovemmo da affogare qualcosa, non ho capito. Proprio come facevamo coi soldatini. Sì, li fondevamo. Basta puntare lo spray contro l'accendino e... Però che cazzo ci serve? Ciao, serratura ghiacciata. Ditelo subito. Devo andare a fare una cosa. Te la senti di cercare al buio? Tranquillo, non sono un cagasotto come te. Tranquillo, stai. Vai, via, ragazzi. Lasciami in pace, dai, su. Lascia fare le cose ai veri uomini. Ok, dobbiamo trovare sto spray per fondere la... Oddio, un totem. È giallo, mamma mia, per fortuna è giallo. È giallo, dai, su, gira. No, non è giallo. Sì, è giallo. Sbaglio! O i gialli mi facevano da guida. Non davano premonizioni di morte. O forse dici che non devo usare l'accendino. Proprio così. Non devo usare lo spray con l'accendino. Boh. Non lo so. Ma visto che mi ha dato un'immagine abbastanza potente nella mia mente, io direi di non usare il fuoco. Sì, però giralo. Ok. Ex genitor convinced for arson. Non ho capito. Ex genitore convince per... Non ho capito. Non ho assolutamente capito. C'ho 5 meno in inglese. Quindi ragazzi, per favore, i saputelli stessero carmi, per favore. Già so che io qui mi devo piano jumpscare. Già lo so. C'è un quadrino qui che non posso osservare perché non c'è la X. Però lì sì, c'è una X da premere. Perfetto. Ah, è la famiglia. Bello. Un po' inquietantuccio, però. Però devo ammettere che la pennellata liscia proprio da maestro. Devo ammettere. Ok, quindi non dobbiamo utilizzare... Cosa? Una porta si è chiusa anomalamente. Con quale italiano poi? Non dobbiamo usare il fuoco, perché se no una nostra amica ci muore. Che poi sta cosa che
noi facciamo il profilo psicologico, cioè creiamo il profilo psicologico del personaggio. È molto bella come cosa, proprio bella, proprio innovativo. Ok, le nostre... Ciao Chris, molto divertente. Volevi spaventarci, ma eh? Ma tu non dovresti pensare a sbloccare la serratura? Okay. Piano, piano, ho appena visto una visione di morte. Quindi per favore, con calma, con calma. Ok, ma dove cazzo lo trovo uno spray in questa casa? Poi non vedo niente, sto accendino, non illumina niente. È ovvio che non vedo dove vado. Ok, spray, dove sei? Vieni qui, dobbiamo dare fuoco a una nostra amica. Spray? Vieni qui, bello. E niente, no, non vuole venire. Ok, io ho fatto il giro di Peppe. A cosa è servito? C'è... Oh no, gli indizi ci sono. Ok, c'è la foto. Io direi che non dobbiamo... Indizio, foto, ballo studentesco. Ah, il ballo studentesco, ah. No, io non l'ho mai fatto. Ah, ma che ricordi, Ok, qui c'è un'altra porta. Io direi di aprirla. Non si apre, ovviamente. Mi era parso troppo facile. Ok, poi credo di aver visto una scala che va giù. Dopo ci andiamo. Però io sto a fare i giri di Peppe, Peppino, Peppe, Peppone, tutta la famiglia. Non sto trovando nulla che mi possa essere utile. Però se non ti fai bloccare da una poltrona magari. Ah, ecco. C'è la TV. C'è la TV. Io direi di mettere canale 5. Dai, perché mi devo fare tutte queste combo di tasti per... Ah, devo tenere premuto. No, non si accende. Perfetto, siamo senza televisore alla fine. Ma dove cazzo devo andare? Sorry, scusatemi. Ah, ok. Siamo ritornati dove eravamo. Però avevo visto una stanza che mi piacerebbe esplorare. Ok, questa è la sala da pranzo. Ci sta un oggetto che luccica. Cos'è? È il telefono, perfetto. Con che dito storto? Messaggi. Ciao, c'è un messaggio, ascoltiamolo. Sono di nuovo il sergente Tate. Temo che ci siano delle brutte notizie. Oh no. Abbiamo esaminato i documenti e non c'è nulla che si possa fare. È un uomo libero, no? Non possiamo limitarne legalmente gli spostamenti. So che non è quello che sperava di sentire. Mi chiami se ha bisogno di altre informazioni. Ok, a quanto pare la legge non ci può proteggere. Okay. Ok, fine messaggio. La legge non ci può proteggere dagli stupratori. Ok. Però avete visto con quale dito tutto storto? Mamma mia, che schifo. No, basta. Leva il dito. Ok, ho capito. Volevo solo vedere il dito storto. Ok. E in questa stanza dovevamo solo ascoltare il messaggio. Molto utile. No, però potrebbe essere. Abbiamo anche scoperto un indizio, quindi non è stato totalmente inutile. Va bene, quindi io direi di andare al piano di sopra. Ok, credo ci stiamo avvicinando sempre di più al nostro obiettivo. E non vedo niente. Ah no, eccola la porta. La porta credo sia questa. Quella dove aveva detto che c'era lo spray nel bagno, tipo. Non lo so, però... Ah, e questo è il bagno, quindi dovrebbe stare qui il deodorante spray. La gente normale di solito la tiene qui. E infatti... Portacci tua, del tuo madre, del tuo padre, tu zia, tuo fratello, dei tuoi mortacci, di tutti tua. Sto pezzo di merda. Perfetto. E che cazzo ci faceva lì? Madonna santa. Qui ci stiamo congelando le chiappe. E io mi sono appena avuto un infarto. Che cazzo vuoi? No, che qui prende fuoco tutto. Prende fuoco tutto. Io non ci metterei la mano sopra. Ma sei un deficiente. Grazie. Sarò qui tutte le sere. Sì, come idiota. E basta. L'animale mi ha spaventato. Basta. Cos'era? Stai bene? Era uno stronzo, ecco cos'era. Sì, un orso, una tigre. Proprio il delirio. Non preoccuparti, da grande ti passerà la paura.
Benvenuti nella casa degli orrori. Prego, casa, venghino, dolce, signori, venghino. Casa. Non la definirei proprio dolce. Quanto pare. Grazie a Dio, siamo dentro. Anche se fa ancora un po' freddino qui. Accenderò il camino. Questo posto no, è niente lo fuoco. Nessuno da quello che abbiamo visto, non utilizzate il fuoco. Che è stata qui? Non c'è stato tanto movimento ultimamente. No. Ma ciao, festaioli! Ciao, stronzo, ciao, puttana, come va? Aia. Fai come se fossi a casa tua. Ok. Già, avanti. Mettiti comodo e prendi quello che ti pare. Tanto alla fine... Aia, qui scatta la rissa. Oh, vacci piano, capo. Scatta la rissa. Sfida avversi, stai lontano da Emily, ti ho visto con Em. No, questo mi sta sul cazzo, quindi vai, avverti. Mike, stai lontano dalla mia ragazza. Ehi, ma di che parli? Stai lontano da Emily. Emily? Bravo, proprio diglielo, proprio in faccia. Lascia stare. No, proprio dobbiamo scatenare la rissa. Smettila di fare lo stronzo. Non ti voleva nessuno qui. Che cazzo di problema hai? Si possa fare? Figlio di puttana. Ehi, ehi, giù. Vai, vai, rissa, rissa. Rissa, rissa, botte, botte. Non siamo tornati qui per prenderci a pugni. Siamo venuti qui per divertirci tutti insieme, giusto? Ehi, Mike, perché tu e Jess non date un'occhiata al capanno di cui ti parlavo? Sì. Bravo, sì. Scappa con la coda tra le gambe. Vai, andiamo. Fuggi. Certo. Ok, questi vanno a fare robe, già lo so. E di solito allora la puttana è la prima a morire. Accendiamo il fuoco. Dov'è la borsa? Eh? La mia borsa, quella piccola con i disegni rosa, quella che ho preso da Rodeo. L'ho buttata da un precipizio. Oh mio Dio, non ti ricordi? Accanto al negozio di scarpe italiane dove ho preso le stilette. Sì, adesso me vado a ricordare cose da donna, adesso me vado a ricordare. Cioè, mi stava chiedendo del giubbotto di pelle che indossavo. Certo, le importava proprio del tuo giubbotto d'alta moda. Ah, fai la stronza adesso. Matt, mi serve la borsa. Oh mio Dio, forse te la sei dimenticata. Pensi che io dimenticherei la borsa? Guarda, guarda, questa è una cosa che sono sicuro non accadrà mai. Proprio no. Ti puoi dimenticare dei tuoi amici, ma della borsa mai. Dai, tesoro. Torniamo subito. Perché no. Imponiti. 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 Sì, potremmo scaldarci. Però, okay. se la metti così, ovviamente okay. un uomo cosa può fare contro questa affermazione? Ci potremmo scaldare. Un uomo cosa può fare di fronte a un'affermazione okay, del genere? Un bagno. Ma allora qui proprio l'outlet della gnocca. Ah, scacciati. Approfittiamone. Per me va bene. Quanto è lontano questo capanno, comunque? Questo capanno è il nido d'amore più caldo e romantico che tu possa immaginare. Lo immagino. Oh, mi sento abbastanza fortunato. E appunto, giusta osservazione, se ci arrivate, se... Ehi, pornodivi! Bravo! Pornodivi! Pagherei per vedervi. Abbiamo Rocco Siffredi e Sasha Grey abbiamo. Sono certo che troverete un modo per passare il tempo. Lo credo anch'io. Divertiti con quegli sfigati. Bravo, ha fatto proprio un gesto carino. Bisogna accendere il generatore, altrimenti non vedrete niente. Ma non glielo dovevi dire, proprio lasciagli al buio, proprio falli morire senza che nessuno veda. Ok, gli chiedo di unirsi a noi. Sei serio? Cosa? No! Ok ragazzi, io direi che il video può finire qui. Se vi è piaciuto, pollice in su, commentate, condividete. Oddio, cos'è sto zoom incredibile. E un prossimo video col vostro Yuri Maverick da Svidania.